Balla per voi, mi chiamo Orfeo, vengo da Trastevere e segni particolari meno, scoccio, smolecolo, quindi state proprio che attenti. Voglio entrare a casa del Grande Fratello perché mi voglio accoppiare pure qui termosifoni, qui lampadari, con tutto. Basta che si muove e respira. Un pregio è che prende meno, scoccio, distruggo, smolecolo, quindi state che attenti, raga. La passione mia è spendere tutto lo stipendio che non c'ho al picchetto, ai scommesse di calcio. E quelle poche volte che vinco 3 euro ci ributto, perché fa coatto. Beh, praticamente il sogno mio del cassetto non c'entra, perché c'ho un cassetto piccolo comprato all'IKEA, no? Faccio ridere, faccio ammazzavo. Beh, praticamente mi stava a dire che il sogno mio è comprarmi un R8 e fa figo. Perché fa figo comprare il macchinone con i soldi di papà e andarci in giro per Roma e rimorchià. E ragazzi, te imbucano in macchina se te vuoi proprio quello, eh? E io che ve posso dire, votatemi! Mi raccomando, andate a dimmo che quelli che hanno preso prima di me al Grande Fratello erano meglio. Ma sai che fa caldo qua dentro? Ma che è sto coso, ghiaccio? Grazie. Se mi viene la febbre. Io. Ariechide. Bella. Ci sono degli haters per te. Ma come cazzo parli? E poi che sei? Un umano, una papera, un maiale? Che sei? Un papero. Qua qua. Una chimera? No. Questa è una chimera. Ma che cazzo era? Mi ritocca leggi i commenti. Speriamo che c'è sta qualche commento succoso almeno stavolta. Bella per voi, raga, e a questo episodio ho ricevuto tanti haters che mi avete mandato sulla pagina, sul contatto mio di Facebook, e sono riuscito a raggiungerli entrando con questo tablet e a rispondere ad alcuni. Ma andiamo in ordine. Marco mi scrive dicendo: ciao Fabrizio, una domanda, chi ti crea le grafiche di Facebook, YouTube, eccetera? La mia risposta è stata: ciao, me le creo da solo? E lui mi risponde: sì, vabbè, boom, non dire cavolate! E io ho risposto: ok, mi hai beccato, non mi posso nascondere nulla. Lei crea mia nonna. Lui giustamente ci è rimasto male e mi ha scritto: mi stai trollando, vero? Comunque, con cosa? Io ho scritto: con l'uncinetto davanti alla signora in giallo, trova su Torrent. Ho capito che con te non si può parlare, vaffanculo e addio! E io non ti dimentica di mettere mi piace alla pagina. Voi capite io tutti i giorni con cosa ho a che fare? Ma andiamo con un altro haters, ragazzi. Questo l'ho ricevuto come messaggio di posta su YouTube. E mi ha scritto: non riuscivo a ricordarmi dove cavolo ti avevo già visto. Poi ha avuto un flash. Eri quel figlio di Min che in un video insultavi senza motivo chi aveva gusti diversi dai tuoi. I gusti musicali, intendo, ridicoli? Il video, se vuoi te lo linko sbattendoti in faccia. Ho visto le tue parodie. Come fai a stare ancora in vita? Ma non ti vergogni? No, dimmi schifoso. Visto che ti fanno schifo gli undi, critichi, hai ancora da dire contro i gay? Contro i ciccioni? O quelli di colore? A scuola già immagino che è il bullo, voi che leggete questo commento ditemi a questo video di merda in che minuto si ride, perché io non riesco a ridere. Un altro commento, l'ho sempre beccato io, sotto un mio video, mi scrive:
Io sono cresciuto con Pokémon, che carino. E devo dire che rimango sempre fedelissimo a Pokémon. Il primo ho ricordi bellissimi legati a Pokémon. Ricordo ancora il primo giorno di scuola. Invece di andare a dormire, sono rimasto a giocare sotto le lenzuola. Porcellino. Mia madre si credeva che mi stavo segando. Ah, ci ho azzeccato. Voi non potete capire, ho 14 anni ma sembra ieri. Ecco perché voi adulti che ci proponete questi giochi retro del cazzo mi fate solo rabbia. Che ce ne frega un cazzo di Minecraft. Tenetevelo, io riaccendo il Game Boy e tornano i ricordi. Chi vuole venire mi segua. Nel paese di Balocchi, per esempio. Figata questa cosa. Comunque andiamo con un altro commento, ragazzi. Questo ce lo segnala qualcuno sulla pagina e praticamente ci scrive, non a noi, ma riferito agli HMET, che dice: sciacquiatevi la bocca prima di dare del coglione a Moreno, perché se ci sono dei coglioni, quelle siete voi. Ma non vi vergognate? Fate vita sociale, cosa fa la gente di apparire ridicoli? Ma anche la gente che comunque scrive questi commenti non è che da meno, comunque. Fate un po' pena al gran cazzo. Un altro ci manda questo commento di un haters, forse sotto il video di Quive sul server, non lo so. E mi dice: mi sta sul cazzo sto sabaku, madonna, ho visto soltanto quello che voi avete detto. Cazzo, sto tipo mi sembra un filosofo medievale e gli manca solo la barba. Tipo Gandalf. Sembra che parla con un pubblico di letterati, Cristo Dio. Oh Cristo Dio, scegliene uno. Siamo ragazzi da 13 a 25 circa, penso. Non serve parlare così bene. Poi se io scrivo male una cosa della grammatica mi magnate come i rubi. Questo messaggio glielo mandano a Marcus Cron, che saluto, VM libera, non gliela faccio più. E gli scrivono: Marcus, io ti dico che sei un bastardo e tu ti chiedi il perché. E io ti dico il perché. Ho visto un vecchio video degli Eternal Love di Luke 43 e 16, anzi è meglio dirlo Luke 43 e 16, è la moglie di Luke 43 e 16, e tu riprovi a prendere in giro e fare insulti agli Eternal Love e prendere in giro la Earth Motion di E. Provaci di nuovo e io ti tempesterò di commenti, di insulti pesanti in ogni video e di altre cose, quindi stai attento Marcus, stai attento cazzo! Devi stare attento, ci hanno circondato! Un altro amico ci manda un commento di un altro haters, non so dove l'ha pescato, fateci sapere. E che cazzo è successo? Che figo! È meglio di quella volta che ho fumato quel crack. Dicevo. E scrive: guarda, dovrebbero fare una parodia su di te perché fai il figo come se tu avessi 100.000, ma non ce l'hai, gli hai, il cazzo non ce li hai, lo vuoi capire? E anche per questo episodio ce l'abbiamo fatta a far caricare la barra haters. Grazie a voi. Ma raga, non è finita qua. Non è finita qua. Mi dovete dare ancora un'altra mano. Dovete riuscire a farmi uscire fuori da sto limbo. Grazie a voi. Coi commenti. Fatemi sapere che devo dire. Che devo fare. E andate a caccia di haters, raga. Perché più haters trovate, e prima esco da sto limbo del cavolo. Aiutatemi, raga. Se mi volete bene, fatemi uscire da qua. Se non la faccio più. Non vuole fare la cacca. A Pio gli fate una grandissima...